Negli ultimi tempi sto documentando molto il Dubai e le sue province, se me ne siete accorti. Mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi vi presento 7 mega futuri progetti del Medio Oriente. Vorrei aggiungere che sul nostro canale troverete una lista immensa di video altrettanti interessanti. Hi, thanks for watching Intertech. Median One è diventato molto più di un luogo di corse di cavalli. È una città integrata situata nel centro di Dubai che offre ai suoi residenti un'area metropolitana sostenibile ed ecologica. Il gruppo Maydan, attraverso i suoi vari progetti, offre a privati e famiglie eleganti opportunità di vita e accesso ai migliori eventi sportivi e di intrattenimento. Presenta diversi progetti immobiliari creati da Maydan e copre circa 47 milioni di piedi quadrati di prime avventure nel cuore di Dubai. Maydan Heights è un altro sviluppo premium che comprende 528 unità di residenza in città. Ospita l'equipaggio della Emirates Airline e comprende un centro sociale e diverse moschee. Portando il moderno standard di vita ai nuovi livelli, Maydan One offrirà uno stile di vita premium a più di 83.000 residenti. Mall of the World. Probabilmente ti ho già mostrato alcuni luoghi folli a Dubai nei miei video precedenti, come le piscine a sfioro, i parchi di divertimento o persino l'enorme centro commerciale di Dubai, che è già uno dei più grandi centri commerciali del mondo. Dubai sta per diventare molto più che piacevole quando avranno finito di costruire il centro commerciale. Sappiamo che lo chiamano Mall of the World, ma una volta che hai sentito qualcosa in più su questo centro commerciale, potresti semplicemente cambiare idea. Dal momento che Dubai ama fare solo il massimo, sai che non si fermeranno qui. Avrà 8 milioni di piedi quadrati di aree commerciali, il più grande parco giochi al coperto al mondo, con una cupola climatizzata che può essere aperta durante l'inverno e aree per teatri. Eventi culturali, turismo medico e circa 20.000 camere d'albergo. Il centro commerciale dovrebbe essere in grado di ricevere 180 milioni di visitatori all'anno. Se sei troppo al verde per andare a Dubai, non ti preoccupare, hai ancora tempo per risparmiare perché questo progetto non ha una data di completamento concreta. Il Kingdom Tower. Mentre guardi questo video, scopri che l'edificio più alto del mondo è il Burj Khalifa, che si trova a Dubai. Ma dal 2019 a me mi sembra che l'Arabia Saudita non fa nient'altro che mostrare a Dubai stessa chi ha il pene più lungo, mi sembra. Cioè, volevo dire che stanno costruendo la torre più alta del mondo, sì, l'abbiamo capito. Che poi, quando termineranno la costruzione della torre del regno di Jeddah, si troverà a 1008 metri, rendendolo appena più alto di 180 metri rispetto al Burj Khalifa, che si trova a 830 metri. Certo, un edificio come questo sarà costoso, come diamine, da costruire, con un costo di 2 miliardi di dollari. Il Dubai Creek Harbour è il cuore di una nuova visione audace per Dubai, una fusione di creatività e innovazione, che ospita l'iconica Dubai Creek Tower. È destinata a definire il futuro della vita e ad arricchire ulteriormente questa grande città. Con una superficie di 6 km quadrati, è una delle destinazioni sul mare più prestigiose al mondo. Sede di Dubai Creek Tower, Dubai Square e limitate scelte di vendite al dettaglio. Ristorazione e intrattenimento
è destinata a stabilire nuovi appartamenti di riferimento in termini di apprezzamento del valore e rendimento degli investimenti. La destinazione sul lungomare dei 6 km quadrati è 3 volte più grande della Downtown di Dubai. Destinata a spingere le frontiere nel design, nell'architettura e nella qualità della vita. Nel cuore di esso, il Creek Tower è un nuovo faro per il pubblico globale. NBR City District 1. Dubai ovviamente non ha niente di meglio da fare che spendere soldi. Cioè, voglio dire, chi si alza un giorno e decide di costruire un'intera città di appartamenti? Se hai soldi da investire, puoi iniziare da qui. Il Mohammed bin Rashid è un quartiere della città che sarà costruito accanto alla Laguna di Cristallo. Quindi, se ti svegli e tuo marito o tua moglie sembra piuttosto agitato quella mattina, hai ancora qualcosa di bello da guardare. E se il tuo partner è così difficile al mattino che la laguna non può aiutarti, non preoccuparti, perché ci saranno appartamenti con 1, 2 e 3 camere da letto per avere più spazio. Naturalmente puoi anche lasciare l'appartamento e fare jogging sul lungomare, nuotare in piscina o semplicemente mangiare qualcosa da uno dei loro ristoranti. Assicurati di rompere i tuoi risparmi di una vita, perché l'affitto sarà di oltre $600,000. Quindi, a pensarci bene, forse dovresti solo imparare ad amare il tuo partner nei giorni difficili o nel posto giusto. L'isola di Blue Waters, i visitatori possono godersi a Dubai la più grande ruota panoramica del mondo. 200 negozi e ristoranti e una vista unica sul Golfo Persico. Su quest'isola, circondata dall'acqua e lontana dal trambusto della terraferma, troverai un'esperienza unica. Blue Waters si trova sulle rive del distretto di Dubai Marina ed è diviso in diverse aree. Vita, shopping, tempo libero e intrattenimento, hotel e stabilimenti balneari. È il fulcro dell'isola dove migliaia di visitatori sono attesi ogni anno. Su Blue Waters puoi vivere la città da un lato completamente nuovo e goderti le migliori viste sullo skyline di Dubai. Puoi passeggiare sul lungo ponte pedonale che collega l'isola al Jumeirah Beach Residence. Questa passeggiata copre una distanza di meno di 300 metri, una connessione a portata di mano tra The Beach e Blue Waters, che fa anche parte della rete monorotaria di Dubai che collega l'area ricreativa dell'isola alle fermate della metropolitana di Dubai. Marsa Al Arab è un nuovo sviluppo per creare 2 isole al largo di Dubai. Aggiungeranno 2,2 km di spiaggia alla città. Cambierà fondamentalmente la costa di Buri Al Arab, permettendo una nuova destinazione per lo stile di vita. Dubai Holding ha annunciato il piano per la costruzione con un completamento previsto per il 2020 ad un costo di $1,7 miliardi. Il Family Resorts Island è a nord-est, sarà di 230.000 metri quadrati e conterrà un parco marino e il Wild Water Park, un teatro da 1.700 posti che diventerà la sede di un Cirque du Soleil e 300 appartamenti. Un'isola privata di 140.000 metri quadrati a sud-ovest sarà esclusiva e contiene 140 appartamenti di lusso, un porto turistico e un hotel boutique. Un centro congressi, ristoranti e altri hotel che aggiungeranno 2.400 camere alle strutture della città. Negozi saranno inclusi nel progetto.
Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento. Condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video. We'll be right back.